Ecco, io comincerei allora subito mandando in onda le immagini che ci sono appena giunte e che si riferiscono all'ultimo mezzo giro dei 40 previsti per questo Gran Premio del Brasile che cominciava la stagione, in cui si vede Niki Lauda che in quel momento ha 27 secondi di vantaggio su Patrick Depailler. La corsa era cominciata subito con le Ferrari al comando, era scattato Regazzoni dalla seconda fila, portandosi davanti a Niki Lauda James Hunt, che con la McLaren lasciata libera l'anno scorso da Fittipaldi, passata alla Copersucar. Ecco, Fittipaldi che fine ha fatto? Fittipaldi è andato maluccio perché ha avuto delle noie meccaniche e si è dovuto fermare. Praticamente non ha fatto quasi niente in questa corsa. Direi che gli avversari più forti di Lauda, perché anche Regazzoni, come tu hai ricordato, si è dovuto ritirare, si è fermato al nono giro dopo aver contrastato, diciamo, il primato a Lauda nei primi 5 giri. Per noi il motore o per altre cose? Per il cambio di un pneumatico, per adesso non si sa altro, ma evidentemente c'è stata forse qualche altra avaria meccanica. Dicevo, gli avversari più forti per Lauda, che vediamo quasi concludere la corsa, sono stati prima Hunt e poi il francese Jarier, che già l'anno scorso, ti ricordo, sia in Argentina sia in Brasile era andato fortissimo con la Shadow, che si vede una macchina che si adatta molto bene a questo tracciato, tant'è vero che è arrivata terza con Tom Price. Dicevo, Jarier è arrivato fino a quasi 3 secondi da Lauda, poi è uscito di strada, si vede, ha rischiato troppo. Quindi la classifica finale, dietro a Niki Lauda, c'è il francese Patrick Depailler con la Tyrrell solita, quella con 4 ruote, non con 6. Poi Price con la Shadow, Stuck con la March, e a proposito di March, diciamo che Brambilla, che era in quinta posizione nei primi giri, ha avuto anche lui noie meccaniche e si è dovuto fermare. Senti, Gli è scusa, andato bene queste Zorzi. immagini sono molto monotone, ma Sì, belle non però, sono eh? Per monotone, fortuna, proprio, perché ecco, significa proprio che Lauda crea da solo. Perché Lauda, Speriamo di vederle spesso queste immagini così. Direi che ha inaugurato nel modo migliore la stagione. La sua Mi dicevi, scusa, stagione. di Zorzi che Ti stavo esordiva. dicendo, ecco, Zorzi ha esordito, si è piazzato molto bene. Mentre invece forse hanno un po' deluso i motori Alfa Romeo che erano montati sulle Brabham. Reutemann, che era ottavo, si è ritirato 2 giri dal termine e Pace con l'altra Brabham è arrivato decimo.